Mi sono guadagnato una reputazione agli occhi delle autorità del carcere, che è iniziata sin da quando sono esistite condizioni illegali ed è proseguita senza interruzione sino adesso. Tutto quello che ho fatto è stato resistere a quelle condizioni che oggi vengono ufficialmente abolite, ma a quel tempo la legge non stava dalla mia parte, come non lo è tuttora. Il mio primo impatto con l'isolamento punitivo a lungo termine ebbe un effetto sconvolgente e profondo su di me, più di qualsiasi altra cosa mi fosse capitata nell'adolescenza. Quando finii in prigione la prima volta, per anni ho sofferto di claustrofobia. Non ho mai vissuto niente di così orribile. L'aria nella tua cella viene risucchiata via. Ti senti soffocare. Gli occhi sembrano fuoriuscire dalle orbite. Ti afferri la gola, gemi come un'anima che annuncia sventura. Le tue braccia sferzano l'aria della cella. Ti aggiri nella cella. Cadi. Poi arrivano i crampi. I muri sembrano stringersi su di te, spinti da una forza invisibile. Lotti per spingerli indietro, bruci ossigeno per l'ansia e ti senti stordito. Ti sembra d'essere svuotato, ti senti vuoto. C'è un buco alla bocca dello stomaco. Vomiti. Stai morendo di una morte orribile, una morte che dura a lungo e gioca con te. Le facce delle guardie cattive sono al cancello della cella. Il cancello si apre, le guardie entrano e ti attaccano. Come non bastasse, le guardie irrompono e ti picchiano mentre sei a terra. Gettano via il materasso, le tue lenzuola vengono piegate e fanno passare un capo da un buco sotto la cuccetta che sta attaccata a una parete della cella. L'altro capo va a un altro buco dalla parte opposta alla tua cuccetta. Ti ammanettano le caviglie e i polsi. Le lenzuola passano sotto le manette e tu rimani appeso come uno spiedo. Stai con la schiena a parecchi centimetri dal pavimento. Stai soffocando. Ti stanno stritolando. Ti lasciano così per tutta la notte. È così, volta dopo volta, che mi hanno curato da una malattia chiamata claustrofobia. Ci ho messo 3 o 4 anni. Avevo 20 o 21 anni quando dal carcere mi portarono a una vecchia prigione di contea dove sarei stato incriminato per aver ucciso un altro detenuto in una rissa. Provai a scappare da lì. I secondini avevano rimesso in funzione una cella che non era stata più usata da 25 anni e mi sottoposero a regime di detenzione. Una alimentazione da fame, con una tazza di brodo e del pane biscottato una volta al giorno. Era una cella al buio. Mi diedero una stuoia di tela per dormire e chiusero la porta. In un angolo c'era un lavabo di ferro con un gabinetto attaccato e non c'era altro a parte 5 centimetri di polvere per terra. Il buio era totale, non entrava un filo di luce da nessuna parte e nei giorni successivi ispezionai ogni centimetro delle pareti e della porta, cercando una qualche fessura. L'oscurità era assoluta, tanto che sembrava fossi caduto nell'inchiostro. C'era uno strano marchingegno sulla porta, era cilindrico e si metteva in azione a mano dall'esterno.
Il secondino poggiava la tazza e il pane su un vassoio dentro il marchingegno cilindrico e quindi batteva due volte alla porta con le chiavi e io sentivo cigolare il congegno. A quel punto strisciavo verso la porta, cercando a tastoni di raggiungere il marchingegno. Appena le mie mani toccavano il vassoio, dovevo ritirare il cibo con attenzione e consumarlo subito. Quindi rimettevo la tazza nel vassoio e nel cilindro e il secondino poteva farlo ruotare e riprendere il vassoio dall'esterno. In tutto questo ambaradan mangiavo senza uno spicchio di luce. Il buio attutisce i rumori. L'unico rumore che sentivo, a parte i movimenti dei brontolii del mio corpo, erano i colpi delle chiavi e il cigolio del marchingegno una volta al giorno. L'unica luce che vedevo era quando chiudevo gli occhi. Allora, davanti a me appariva uno scintillio di luce, di colore, come dei fuochi d'artificio. Appena riaprivo gli occhi, tutto svaniva. Una cosa è essersi offerto volontario per un esperimento e consentire consapevolmente di sprofondare nell'oscurità. Tutta un'altra cosa è esserci costretto quando la luce ti viene sottratta. I miei occhi avevano fame di luce, di colore, come la bocca secca di qualcuno ha fame di saliva. Sentivo dolore al solo toccarli. Esplodevano in luci, in spruzzi di bianche scintille zampillanti da una fontana. Non appena mi agitavo per la cella, la polvere mi riempiva le narici. Se mi sdraiavo per terra mi salivano addosso degli insetti. Ero diventato un fascio di nervi. Passarono 23 giorni in queste condizioni. Tenevo la conta attraverso i pasti. Una volta mi alzai assetato e cercai a tastoni il lavabo. Trovai la tazza e la afferrai con la mano destra. Chiusi gli occhi per un momento e una doccia di gocce rosse e blu cadde su di me. Aprii gli occhi nell'oscurità più scura. Con la mano sinistra cercai il pulsante del lavabo. Lo spinsi e sentii il gocciolio dell'acqua. Misi la tazza sotto finché immaginai fosse piena. Quindi portai la tazza alle labbra e l'inclinai per bere. Sentii le zampe, i corpi di migliaia di insetti correre sul mio viso, sugli occhi, fra i capelli. Scagliai lontano la tazza e portai le mani al viso in una reazione istintiva e chiusi gli occhi e i fuochi d'artificio ricominciarono. Sentivo qualcuno gridare lontano. Ero io. Mi gettai contro il muro e come fossi catapultato venni sbattuto attraverso la cella contro il muro opposto. Avanti e indietro. Mi agitavo tra la porta e le pareti urlando: «Pazzo!». Quando ripresi conoscenza ero in una cella normale. Mi avevano tolto dalla cella oscurata. Ogni centimetro del mio corpo era nero di sporcizia e i capelli erano completamente aggrovigliati. Non penso che le celle oscurate siano ancora in uso in molte carceri oggi.